Allora, cari amici di Radio Cuore, in questo breve incontro avremo da sognare veramente. Sì, vado a trovare Nicoletta Bacci della Caravan Bacci, l'azienda leader del plein air in Toscana e non solo. Nicoletta, ancora benvenuta, una domanda da $1,000,000. La tua ultima esperienza in camper e quello che hai vissuto e quello che vuoi trasmettere ai nostri ascoltatori. Nicoletta. Se parliamo di esperienze recenti, ormai negli ultimi tempi sono state più esperienze virtuali, nel senso che io scrivo degli itinerari per i nostri visitatori del nostro sito o i nostri follower su Instagram o Facebook. Sto facendo un itinerario sulle orme di Dante, visto che quest'anno ricorre il 700° anno dalla morte di Dante, e per ora, come sai, dobbiamo un po' accontentarci di questi itinerari, cioè, diciamo, dei sogni, no? Intanto programmiamo, sogniamo e facciamo dei viaggi con la fantasia e sperando di poterli presto mettere in pratica. Per quanto riguarda invece l'esperienza concreta, appunto, purtroppo risale a più di un anno fa, gennaio 2020, quindi prima del famoso lockdown, quando con Paolo, mio marito, abbiamo preso questo bel profilato Laika, abbiamo fatto un giro nel sud, però nel sud un pochino alternativo. Io vado molto spesso giù, però ci sono delle zone che non avevo mai visto. Abbiamo fatto questo giro in camper, abbiamo scoperto, insomma, delle cose, dalla Certosa di Padula, Salerno Vecchia, e credo che la nostra vacanza sia proprio un esempio di quello che si può fare col camper. Noi partiamo, abbiamo sempre, diciamo, un itinerario di massima, in corso d'opera lo cambiamo sempre completamente e ci facciamo portare un po' da quello che succede, dalle persone che incontriamo. Appunto, per esempio, una scoperta molto carina è stata Eboli. Io Eboli per me era solo, diciamo, una località legata al famoso libro Cristo si è fermato a Eboli. A Salerno abbiamo incontrato delle persone che andavano a Eboli e noi abbiamo detto: vabbè, ma guarda, quasi quasi domattina veniamo con voi, facevano una visita guidata. Abbiamo scoperto un posto incredibile con un orafo pazzesco e un ottimo ristorante, una stella Michelin, insomma, così, appunto, ecco, la vacanza in camper è fatta di questo, di continue scoperte. Sono tornata dopo una settimana, mi sembrava di essere stata fuori un mese, perché la qualità della vacanza conta, le persone che incontri, le scoperte che fai, quello che ti arricchisce, no? A volte si sta una settimana al mare, arrivi, riparti e dici: oddio, è già finita sta vacanza, non me ne sono resa conto. Perché? Perché queste vacanze non ci arricchiscono. Ecco, io penso che la vacanza in camper possa veramente arricchirci, darci qualcosa in più, e per questo noi vi invitiamo adesso a sognare, però ad apprendere, vi invitiamo coscienza di quello che potrà essere un prossimo futuro. Caravan Bacci si trova dove, Nicoletta? Noi ci troviamo sulla superstrada, la Fipillina, il ramo Firenze-Livorno. Comunque tutte le informazioni le trovate sul nostro sito. Mi piaceva aggiungere una cosa: molti spesso pensano alla vacanza in camper, però specialmente magari ragazzi, coppie giovani, la vedono come una vacanza, giustamente, insomma, la spesa del camper, l'investimento del camper, l'investimento per giovani coppie, così, può essere piuttosto impegnativo. Ricordo che c'è il noleggio, la possibilità di noleggiare. Noi noleggiamo sempre camper nuovi e vi consiglio, appunto, di noleggiare comunque sempre da professionisti, per non andare incontro magari a brutte sorprese. Bene, quindi i nostri giovani ragazzi dove dovranno venire? Vengono in via Galilei, a località Lavoria, a Crespina, a Pisa. Bene, poi in rete basterà digitare Caravan Bacci, avrete, certo, tutti i riferimenti, certo, dal sito a Facebook, Instagram, e chi, esatto, più ne ha più ne metta. Esatto, qualunque canale social. Dunque, noi ci troveremo in giro per il mondo un giorno o l'altro, Nicoletta. Intanto mando un abbraccio a te e a Paolo. Grazie davvero di essere stato con noi, perché ci avete fatto sognare. Grazie a voi e buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Cuore.